cosa è che c'è un arco di tempo contrattuale nella quale l'impresa si impegna a svolgere il servizio. Fanno parte dell'offerta con cui ha vinto, che ovviamente sono state valutate. Voi capite bene che valutare significa metterci tutto ciò che è a favore di una situazione e tutto ciò che è contrario, cioè perché non c'è una soluzione che non abbia contraddizioni. Dall'altra parte pure, questi sono gli elementi a favore, questi sono gli elementi contrari. Su questo tema non siamo rimasti 10 minuti, dei mesi e abbiamo fatto una serie di valutazioni e di riflessioni che non tolgono la cosa che dice lei, cioè le osservazioni che noi sappiamo che Viatorno è un luogo molto critico, è un luogo molto critico per un sacco di motivi, perché ci sono alcune traverse tipo via Madonnetta, tanto per dirne una, che hanno una problematica complessa, ci sono alcuni condomini che non hanno la possibilità di portarsi su e giù il bidone, certo. Per capirci. Ci sono quelli che vengono verso Como e che mentre sono in coda decidono di regalarci il loro rifiuto, per dire un'altra problematica che esiste su quella via. È una via complicata perché, voi sapete, ci sono parcheggi solo gialli, solo per residenti, e metterci comunque anche i mezzi che fanno il servizio di raccolta con una velocità molto rallentata si aggiunge ai problemi che già ci sono su quella viabilità che è complicata. Ma al di là della via Torno ci sono altre realtà in città, pensate, che so, la via Cadorna è una via che serve per garantire un certo flusso in quella direzione, il furgone che raccoglie via Cadorna in certi orari, qualcuno forse se lo ricorda, io l'ho presente molto bene, quando veniva raccolto il sacco, se ti trovi davanti al furgone verso le 7 della mattina potevi stare tranquillo che lì ci mettevi il tuo tempo. Così come noi siamo intervenuti sulla via Varesina, che invece è una realtà che rimane con l'orario vecchia maniera, cioè rimane con l'orario di mattina, perché lì sono intervenute delle segnalazioni sul fatto che ci sono delle persone che entrano in città o che escono dalla città in quell'orario immaginando la strada libera e quindi con i tempi per andare al lavoro, che ovviamente se si trovano davanti a sto mezzo poi rischiano di far saltare quello dei loro tempi, e allora abbiamo anticipato lì la raccolta. Sto dicendo queste cose per dirvi che se pensate che noi siamo distratti rispetto al problema, dico che state sbagliando, siamo molto attenti a quello che sta succedendo e stiamo cercando nei limiti dell'organizzazione del lavoro, perché io questa cosa vorrei fosse chiara, che noi stiamo trattando con un'impresa che ha 100 dipendenti, che ha certo numero di mezzi che deve mettere in campo ogni giorno per svolgere ogni giorno un servizio che ovviamente, capite, è sparso, esteso in tutto il territorio della città, con anche una serie di emergenze, abbandoni, situazioni assolutamente impreviste, qui poi ci sono i comportamenti sui quali noi stiamo cercando di lavorare anche con la polizia locale, abbiamo avuto questa settimana passata l'incontro col nuovo comandante cercando di immaginare una diversa organizzazione del rapporto tra noi e la polizia locale che segue questo settore. Noi abbiamo chiesto che non ci siano solo due persone dedicate a questo servizio come sta succedendo adesso, ma che sostanzialmente tutta la polizia locale avesse la possibilità di assumere una competenza anche su questo ambito e che noi potessimo fare riferimento a un interlocutore, uno solo, del comando di polizia, che perché è molto sgradevole, noi l'abbiamo vissuto molto male, perché c'è una situazione visibile per tutti, passa l'auto della polizia locale e si ha l'impressione che questi non vedano e che voltino la testa dall'altra parte. È vero che alle volte la polizia locale sta andando a fare un servizio chiamata da una e non ha magari più tempo, però alle volte invece succede che c'è un pattugliamento, che guarda ma non vede. Questa cosa col nuovo comandante abbiamo cercato di concordarla anche per andare ad affrontare quei temi che lei sottolineava a margine. Poi
sul fatto che per me personalmente questo tipo di organizzazione possa generare delle scomodità, possa generare anche dei problemi. Questo in una città di 85.000 abitanti purtroppo di non ci sta.